Bene, salve, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana. Un finale di ottava all'insegna degli acquisti per quanto riguarda i principali listini europei, nonostante un inizio di settimana indeciso sell'off, poi le piazze finanziarie europee sono riuscite a chiudere l'ottava con saldo positivo. Gli operatori si sono concentrati soprattutto con i buoni dati giunti dal fronte macroeconomico proprio ieri, con l'indice PMI composito della zona euro che è salito a luglio sui massimi livelli negli ultimi 21 anni. Anche la buona intonazione di Wall Street ha aiutato gli scambi e praticamente ha messo un po' da parte le indecisioni dei mercati relativi appunto alla continuazione della variante Delta del virus che continua a dare grossi problemi alle varie economie mondiali. Bene, per quanto riguarda invece la situazione sulle valute più importanti, sui movimenti più importanti, non ha avuto nessun variazione significativa all'euro-dollaro che ovviamente si è chiuso ai prezzi della vigilia di apertura della giornata. Sostanzialmente stabile l'oro che ha continuato la sessione a movimentarsi intorno ai 1800 dollari l'oncia, mentre anche il petrolio quindi non ha avuto nessun movimento interessante. Devo calo dello spread che scende a 109 punti base, mentre il rendimento BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%. Tra le principali piazze finanziarie europee, ottima intonazione per quanto riguarda il DAX che riesce a chiudere all'1%, per quanto riguarda IBEX 1,11%, Parigi ottima anch'essa, un'ottima performance all'1,35%, più in basso Londra a più 0,85% e anche Piazza Affari che si porta l'oltre 1%, raggiungendo di nuovo e superando la quota 25.000 punti ad 1,29%. Per quanto riguarda le news che sono state rilasciate ieri, le vendite al dettaglio del Regno Unito hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile dopo il meno 1,4% messo a segno a maggio. Il dato risulta superiore alle aspettative degli analisti che erano per un recupero più contenuto, ovvero dello 0,4%. L'attività economica invece dell'Eurozona ha indicato a luglio un tasso più rapido di crescita in 21 anni, grazie alla progressiva riapertura dei mercati dalle restrizioni anti-Covid-19. In dettaglio l'indice PMI composito della zona euro è salito di 60,6 punti a 59,5 del mese di giugno, attestandosi appunto al valore più alto dal 2000. Salgono così a 4 mesi consecutivi in cui l'attività indica un'accelerazione di crescita. Resta sostenuta invece l'attività manifatturiera degli Stati Uniti a luglio, la stima dell'indice PMI elaborato da Markit indica un livello di 63,1 punti, in aumento dai 62 punti relativi al mese di giugno. Per quanto riguarda invece la settimana dal 26 al 30 luglio 2021, in riferimento alle indicazioni macro più importanti, si parte già da lunedì 26 alle ore 10 con l'indice IFO sulle aziende della Germania del mese di luglio, poi ore 16 dagli Stati Uniti, vendite e nuove abitazioni di giugno, martedì 27 alle ore 14:30, principali ordinativi di beni durevoli di giugno, alle ore 16 rapporto sulla fiducia dei consumatori di luglio e dalle 22:30 scorte settimanali di petrolio. Passiamo a mercoledì 28 luglio alle 3:30 dall'Australia all'indice dei prezzi al consumo del secondo trimestre, poi dalle 14:30 dal Canada abbiamo l'indice dei principali prezzi al consumo di giugno, poi abbiamo anche l'appuntamento clou
non solo della giornata, ma anche della settimana con la Federal Reserve, con i tassi di interesse alle 20, poi 20:30, consueto appuntamento con la conferenza stampa guidata da Jerome Powell. Alle ore giovedì 29 luglio alle 9:55, variazione della disoccupazione della Germania di luglio, 14:30 PIL del secondo trimestre, poi alle ore 16 contratti pendenti di vendite di abitazioni del mese di giugno. Poi passiamo a Verdi 30, l'1:50, doppio appuntamento dal Giappone con la produzione industriale di giugno e le vendite al dettaglio. Alle 3:30 l'indice dei prezzi alla produzione del secondo trimestre dell'Australia, poi alle ore 8 il PIL della Germania del secondo trimestre, alle ore 11 doppio appuntamento con nella zona euro l'indice prezzi al consumo di luglio e il tasso di disoccupazione di giugno. Poi 14:30 dal Canada il PIL di maggio e alle ore 16 indice di fiducia dell'Università del Michigan del mese di luglio. Quindi diciamo che questa è l'ultima settimana prima diciamo del periodo di agosto, della settimana del mese di agosto, dove praticamente si riduce di molto l'uscita dei vari del calendario, delle varie notizie inerenti al calendario macroeconomico. Detto questo, andiamo a vedere un po' quali sono appunto i servizi più importanti che ci offre il broker, la diretta live trading. Quindi potete andare presso sul nostro portale, quindi dove potete trovare quindi le varie informazioni in analisi, quindi diretta live. Da qui trovate tutte le varie ulteriori informazioni, quindi qua potete fare iscrizione alla diretta live. Abbiamo due sessioni, una mattutina dalle 8:30 alle 9:30 e l'altra pomeridiana in pre-open dei mercati americani. E qua potete appunto fare richiedere l'iscrizione. Trovate tutta una serie di informazioni, mentre in sé a corollario anche della diretta live trovate anche la chat Telegram, dove potete seguire quindi in diretta tutte le nostre indicazioni, nonché anche l'aspetto non solo operativo, ma anche per quanto riguarda quindi l'impatto che sui mercati, quindi ma su tutto quello che riguarda le notizie più importanti per quanto riguarda appunto il mondo degli investimenti. E qua trovate tutta una serie di informazioni, e anche qua potete praticamente potete quindi fare il Qui praticamente potete fare anche tutta una serie di tutte le varie informazioni che troverete all'interno della chat Telegram, e anche qua potete richiedere l'iscrizione. Bene, detto questo, passiamo quindi ad analizzare la seconda parte, partendo dalle forze che hanno caratterizzato la settimana. Allora, per quanto riguarda il comparto del valutario, abbiamo un più forte in assoluto dal dollaro canadese, 4,60%, che in pratica ha sfruttato l'1,17% del WTI dopo le ultime 2 settimane, ovvero la settimana centrale, la seconda settimana del mese di luglio, che è caratterizzato da forti e decisi trend, una tendenza ribassista per quanto riguarda il mercato dell'olio, dell'oil fondamentalmente, quindi un recupero, anche se diciamo che il mese, queste sono le percentuali mensili, il gain, diciamo la percentuale mensile dal 1° luglio è ancora a meno 1,54%, quindi abbiamo ancora una tendenza mensile negativa. Per quanto riguarda invece, come abbiamo visto prima, chiusura positiva per quanto riguarda gli indici, mentre oro che praticamente chiude a meno 0,25%, ma non fa molta strada, posizionandosi intorno ai 1.800 dollari l'oncia, quindi abbiamo tra i 1.700
1780, 1800, quindi non riesce ad portarsi alle spalle definitivamente i 1000, il livello, diciamo, l'area psicologica 1800 dollari l'uncia. Dollaro australiano invece, dollaro e lo yen giapponese in negativo chiudono la sessione, la settimana negativa, meno 2,13, meno 2,23%, mentre invece stabile è la sterlina. Anche la sterlina fondamentalmente non fa dei grossi movimenti questa settimana. Bene, detto questo, quindi a questo punto andiamo ad analizzare la prossima settimana. Sarà una settimana che, siccome i mercati si apprestano soprattutto i big del mercato, si apprestano appunto alle festività, quindi di agosto, molto probabilmente come questa settimana non ci saranno delle grosse indicazioni, anche perché lunedì, martedì e mercoledì, quindi la prima metà della settimana, saranno concentrati sul meeting della Fed, quindi molto probabilmente anche per questo non ci saranno dei movimenti interessanti da seguire. Qualcosa potremmo avere dopo le ore 20 di mercoledì, però ovviamente aspetteremo anche le parole di Powell, anche se molto probabilmente la linea guida sarà uguale a quella della Banca Centrale Europea, ovvero praticamente avranno un'indicazione ancora di attesa, di attendista, quindi colomba, quindi nessun tipo di appoggio al tapering, quindi si manterranno ancora i loro programmi di aiuti pandemici e quindi praticamente il mercato molto probabilmente avrà questa, diciamo, questa tipologia di indicazione per quanto riguarda la Fed. Bene, detto questo, quindi andiamo a vedere, prima di poter analizzare quali sono gli scenari più importanti. Sapete che durante il fine settimana concentrerò l'attenzione sull'analisi delle major, le 7 major, oro, WTI e poi gli indici che andiamo ad analizzare durante la settimana, mentre invece per quanto riguarda cross ed altro, l'appuntamento è rimandato durante. Bene, passiamo alla terza parte, però prima di poter spostarsi sulla terza parte andiamo ad guardare fondamentalmente come il calendario macroeconomico ha una settimana, quindi ancora manca una settimana dalla chiusura, scusami, il diario di trading, una settimana dalla chiusura, quindi del mese di luglio. Abbiamo per quanto riguarda il valutario, abbiamo 721 pips già guadagnati. Per quanto riguarda le commodity, stiamo a 2128 punti, quindi quasi tutte le operazioni sono chiuse. Anche per quanto riguarda gli indici, stiamo a 2780 punti, quindi ottimo mese di luglio. Per chi ha seguito le operazioni, quindi qua trovate tutte le informazioni, quindi tutte le indicazioni, quindi le stesse indicazioni le troverete all'interno della chat Telegram. Bene, detto questo, quindi andiamo ad analizzare il primo scenario partendo esattamente dall'euro-dollaro. Allora, euro-dollaro, partiamo come da consuetudine, partiamo dal grafico settimanale. Quindi un attimo che preparo. Eccoci qua, grafico settimanale. Come volevo segni mostrare, quindi vedete abbiamo una situazione di alti e bassi fondamentalmente, quindi senza una direzione ben precisa. Questa è una zona, diciamo una sorta di triangolo, però siamo all'interno di questa fase di congestione. Settimana che se andiamo ad analizzare con attenzione, in pratica abbiamo una candelina rossa, però diciamo che non ci offre molte indicazioni. Al momento aspettiamo, anche perché, come ho detto prima, sul dollaro molto probabilmente non ci sarà molto appeal da parte degli investitori, in quanto al mercoledì alle ore 20 avremo la Fed.
interessante guardare fondamentalmente cosa va ad come si prospettano i movimenti su questa zona dove il prezzo, eccolo qua proprio esattamente, dove il prezzo è andato a ritestare proprio questa settimana a 1,1750. Quindi una zona dove fondamentalmente ha trovato quest'area, andiamo anche a segnare questa zona, e ha creato quest'area dove da qua se si consolida sopra 1,1750 diciamo che ci potrebbe stare qualche indicazione long, però attendiamo, andiamo a vedere anche sul giornaliero ed eccola qua fondamentalmente, quindi questa è una zona dove vedete qua, insomma, si è chiuso questo movimento ciclico e niente, potrebbe partire un long, ma attendiamo ancora i mercati, cosa ci diranno, cosa ci offriranno, le prime indicazioni, anche se, ripeto, non ci saranno molte indicazioni interessanti. Dollaro yen. Allora, per quanto riguarda la situazione relativa al dollaro yen, anche qua andiamo sul settimanale. Allora, settimanale finta, quindi vedete, non è stato rotto la struttura ribassista che è partita da questo punto di swing, da qua, quindi nessuna. Cioè è risalito e in pratica quindi è rientrato di nuovo all'interno di quest'area, quindi falso movimento, quindi la struttura in questo momento rimane anche qua, vedete, in congestione. Non è stata rotta la struttura all'ultimo minimo, eccolo qua, questo qua, quindi è risalito su e niente, aspettiamo, anche perché la scorsa settimana era una candela inside, quindi nessun tipo di indicazione e anche qua ci spostiamo sul giornaliero e come ben vedete non abbiamo una, eccolo qua, vedete come è rientrato in quest'area, un'altra zona dove ci potrebbe stare un effetto da parte della dinamica dei prezzi è questa zona, ovvero tra 110 e 70, 110 e 60, una zona dove potrebbe dare atto ad aspettiamo, vediamo un po' quello che succede in quest'area, però qui in ottica intraday ci potrebbe stare qualche operazione di vendita, ovviamente andando a sfruttare un movimento massimo minimo, però direi che di fare un po' di attenzione perché qua è vero ci potrebbe stare un sell, però siamo sempre all'interno di una zona che fondamentalmente non abbiamo una tendenza vera e propria, fermo restando che abbiamo questo massimo quassù. Qua abbiamo visto che c'è stato questo falso movimento, quindi qua si è generato questa zona e in pratica fondamentalmente anche in quest'area non si riscontra, andiamo a vedere un po', allora anche in quest'area non si riscontra una indicazione per quanto riguarda per quanto riguarda appunto il dollaro yen, quindi non abbiamo una indicazione interessante fondamentalmente, quindi aspettiamo ancora, vediamo. Allora, sì. Allora, stavo vedendo un sell, ci potrebbe stare, però aspettiamo delle conferme. Ok, quindi sul giornaliero attendiamo delle conferme su quest'area fondamentalmente. Questa potrebbe essere un'area di vendita, però attendiamo ancora, cancelliamo un attimo, eccoci qua, quindi attendiamo ancora questa indicazione. Poi passiamo al cable. Allora, il cable ho lasciato un'operazione sell a mercato. Qua andiamo prima sul settimanale ed eccolo qua. Allora, settimana
prima sell dove ha raggiunto questo minimo intorno a 1,35, poi è risalito, ha recuperato ed questa settimana fondamentalmente vedete, non ha rotto questo 1,36859, il mio livello annuale che è stato testato qui, vedete qua l'ha tagliato. Il prezzo è andato a prendersi questa zona in ottica intraday, diciamo questo è un sell di natura intraday. Ed qui 1,42 si è fermato e se rompe questo 1,36859 potrebbe essere il primo test su questa zona, poi da questa zona potrebbe partire un sell. Aspettiamo cosa ci dice la prossima settimana il mercato. E questa è la situazione. Sul giornaliero abbiamo un movimento, vedete da qua ancora abbiamo una tendenza ribassista. Il prezzo è partito da quest'area, mercoledì, giovedì, venerdì c'è stato questo movimento sul 4 ore, eccolo qua. Sul 4 ore diciamo che il sell è più di natura intraday. Qua il movimento si è fermato. Eccolo qua, abbiamo tutta una serie di shadow e da qui potrebbe partire sell. Poi vediamo, ho messo un target su questa zona fondamentalmente, quindi su questa zona di demanda. No, ho sbagliato, scusate, si è cancellato. Lo rifaccio di nuovo. Eccoci qua. Quindi questa è la zona e il sell ci potrebbe stare. Qua potrebbe quindi partire già al ribasso. Con questa candela, vedete, già ha chiuso sotto quasi vicino al minimo. Bene. Poi andiamo sul USD franco. Andiamo a vedere la situazione su USD Franco. Beh, USD Franco sul settimanale, vediamo un po' la situazione. Allora, settimanale praticamente qua dopo il movimento rialzista che ha caratterizzato la settimana del 13 giugno, poi il prezzo si è consolidato. Non è riuscito a rompere quest'area, questo livello, questa zona di prezzo precisamente. Qua. Solo che a 0,92 e 34, eccolo qua. Quindi eccola qua, non è riuscito a rompere quest'area. Qua abbiamo una serie di shadow e aspettiamo, poi abbiamo anche lo 0,92160 a livello annuale dove non è stato rotto, tutte false rotture, quindi andiamo da qui a qui, traccio un attimo il Fibonacci, siamo a, vedete 61,8 l'ha preso, quindi qua ci potrebbe stare un sell, sì, ci potrebbe stare un sell. Andiamo un attimo sul giornaliero, estremo un po' più il grafico ed eccolo qua. Allora, il sell potrebbe anche andare un po' più sopra, anzi, molto probabilmente ci potrebbe stare. Aspettiamo, vediamo un po' quello che è. Al momento non è ancora il momento preciso, però un sell in settimana su USD Franco ci potrebbe stare. Sì, potrebbe essere, diciamo, potrebbe quindi iniziare un movimento di vendita per quanto riguarda appunto USD Franco, però diciamo attendiamo una conferma, quindi nei primi movimenti della prossima settimana. Poi AUDUSD ieri ho messo già un buy stop sulla chiusura, quasi a chiusura della giornata,
By stop, parto prima dal settimanale ed eccolo qua. Allora, punto di swing, anzi no, ho sbagliato, scusate, qua le strutture di M15, ho fatto un errore ad andare qui. Allora, eccoci qua. Allora, qui abbiamo un recupero da parte dei compratori, ok, e quest'area potrebbe essere interessata, ok, sì, potrebbe essere interessata da un movimento long. Andiamo a vedere sul giornaliero. Qui si vede molto bene il prezzo che si è fermato su questa zona, vedete, zona dove ha consolidato i movimenti. Ed però, per capire bene, eccolo qua, 4 ore, ho messo un buy stop sopra questa zona, fondamentalmente, che potrebbe iniziare il movimento, però non escludo che il prezzo potrebbe andare a prendersi un'altra volta, potrebbe andare a ritestare quest'area. E da qua potrebbe partire il buy. Quindi vedete come sta correggendo. Vado a inserire, eccolo qua. Quindi potrebbe essere 50-61,8. Questa è la zona, però da qua ci potrebbe stare un long. Quindi attendiamo AUD USD, il long ci potrebbe stare. Ho messo un buy stop qua alla rottura del massimo, però ripeto, potrebbe anche dare, iniziare. E ho messo un primo target sopra questa zona di supply, dove il prezzo, vedete qua, classico movimento, secondo target su questo massimo. Quindi questa è la situazione. Poi andiamo su SD CAD. Anche su SD CAD, sul finale ieri sera, ho messo già un ordine, un sesto. Andiamo prima a vedere il settimanale ed eccolo qua, falso movimento al rialzo di 1,26876, prezzo che non riesce a rompere questa zona, questi massimi, vedete, da qui, quindi va ad, no, ho sbagliato, questi sono, vado a tracciare quest'area, metto un allarme, eccoci qua. Quindi falso movimento al rialzo, da qua potrebbe iniziare un movimento sella. Per precisione passiamo sul giornaliero, da qua vedete un'altra zona dove si è fermato il prezzo, 1, 2, consolidamento, andato a prendersi finta su questo massimo e qui ci potrebbe stare il sell. Diciamo che questo è uno, andiamo su 4 ore e qua si vede proprio il movimento preciso. Ho messo un sesto stop qua, da qui potrebbe partire il sell, quindi ci potrebbe stare. Poi dopo di questo passiamo all'ultimo major, New Zealand dollaro. Anche su New Zealand dollaro ho inserito un buy stop. Andiamo prima sul settimanale e anche qua evidenziamo un movimento che, qua si è appoggiato, falso movimento su 0,6920, il prezzo che rimbalza anche su 0,69835. Da qua potrebbe partire il long. Ho messo un solo target qua, giornaliero, ed eccolo qui. Da
La rottura di quest'area potrebbe, quindi ottimo risk reward, abbiamo 125, 250, andiamo su 4 ore ed eccolo qui. Adesso vedete anche qua potrebbe iniziare, non escludo una correzione, 1, 2 e da qua poi potrebbe partire l'uomo. Non escludo una correzione in quest'area, quindi però diciamo ci potrebbe stare, potrebbe qui iniziare un bel long. Quindi questo è quanto, questo è per quanto riguarda il New Zealand Dollar. Bene, detto questo, andiamo a vedere invece il l'oro. Allora, per quanto riguarda la situazione relativa all'oro, vedete come abbiamo una situazione in cui il prezzo non ha rotto, vedete? Questa zona, quindi qua, e si mantiene in quest'area fondamentalmente, vedete? Quindi da qui a qui fondamentalmente non c'è una indicazione precisa. Quindi passiamo a questo punto ad analizzare il giornaliero, quindi non ci dà nulla. Punto interrogativo, andiamo sul giornaliero e qua vedete, situazione molto anomala. Movimento però qua non riesce a superare questa zona, quindi fondamentalmente la situazione è molto molto particolare. Quindi aspettiamo, vediamo un po' la settimana. Allora bene, praticamente in questo caso vedete l'oro non è che dà delle grosse indicazioni. E stiamo all'interno di una zona in cui qua un'ulteriore zona qui, non eccoci qua, quindi niente da fare fondamentalmente, vedete se supera questa zona però potrebbe iniziare una la correzione, vedete, già toccata i 50, però sopra 1800 230 ci potrebbe stare un long fino a qua, ma è un po' ostica il percorso in questo momento. Ok. Bene, andiamo alla VTI. Allora andiamo al VTI, eccoci qua, il prezzo non ha fatto grossa strada. Passiamo prima al settimanale, per vedere bene. Allora sul settimanale vedete, dopo che ha testato questa zona 76, 77, 74,27 che era una zona che dobbiamo ritornare nel 2018, prima volta d'estate il 1° luglio, la seconda volta il 30 settembre, poi il 30 settembre è andato giù di 3.500 punti. Stessa situazione che ha fatto qui. Ovviamente però questa settimana ha rimbalzato, vedete, sulla questa zona 71,08, 70,154, dopo aver tentato di rompere e portarsi sotto il 68,230, insomma. Da qua poi c'è stato un recupero. Se andiamo a tracciare un Fibonacci da questa zona e quindi ci spostiamo anche in questo caso sul giornaliero, vedete come qua è stato molto tecnico il movimento. Siamo arrivati intorno al 72,022, 61,8 che già l'ho segnato. Questa è una zona dove quindi potrebbe
61,8 è una zona interessante dove vado anche a segnare questo, mi vado a creare quest'altra zona. Ed in pratica cancello, diciamo così, facciamo così, 72,8 72 potrebbe essere una zona dove, andiamo su 4 ore, eccola qua. Allora, un sell ci potrebbe stare, però aspettiamo. Vedete, proprio su quest'area. Eccola qua. Questa è l'area che potrebbe interessare. Dove è partito questo movimento? Quindi abbiamo 1. Vado a tracciare un altro Fibonacci da qui a qui, lo metto un po' più in modo tale da non confonderlo con l'altro. E questo potrebbe essere un'ottima zona di vendita. Ci potrebbe stare, aspettiamo. Quindi vado a segnare. Quindi anche UTI. Sul giornaliero. Dopo che ha fatto una finta, andiamo sull'orario e vedete come anche qua si vede molto bene questo movimento. Vedete come si è fermato. Ci potrebbe stare, ok? Poi aspettiamo, però, ovviamente aspettiamo lunedì. Bene, andiamo agli indici partendo dal DAX. DAX ho lasciato operazioni di vendita a mercato, in questo momento stiamo esattamente sulla parità. Eccolo qua. Il prezzo qua si è fermato. Io avevo segnato due zone, un 15.800, 15.810, 15.000, siamo su H1, 15.800. 15.700, 15.665 e da qua vedete sembra che abbia trovato difficoltà a rompere questa zona e niente, siamo ancora a mercato, vediamo un po' quello che succede lunedì, abbiamo uno stop loss di 50 punti, un po' a fronte di 130 punti quindi un risk reward quasi 1 a 3. Quindi un target ad 15.000, no, un target a 15.530, stop loss 15.710. Quindi vediamo, ci potrebbe stare, insomma, potrebbe dare atto a qualche movimento, però diciamo che da qui, se viene confermato, andremo a inserire poi altri movimenti sell. Poi andiamo sul Nasdaq. Il Nasdaq ha superato i 15.000 punti. Eccolo qua. Siamo sull'orario. Questa zona, vedete, sembrava qua, vedete, qui l'ha rotta. Quindi vado a cancellare questa zona. E andiamo a vedere sul giornaliero, eccolo qua, quindi potrebbe dopo che una zona 15.326, dobbiamo andare a vedere cosa fa, adesso è tutto long fondamentalmente, quindi andiamo a vedere se andando a tracciare un canale, non mi dice niente, però vediamo un po' la situazione, no, dobbiamo aspettare, vediamo un po' quello che succede. Ok, non, al momento non attendiamo. Dopo di questo passiamo al Dow Jones. Ok, Dow Jones anche qua abbiamo, ho lasciato
abbiamo delle operazioni sell a mercato, anche qua mediazione delle altre operazioni, e anche qui, vedete, sull'orario ha trovato questa zona, possibile zona di continuazione del sell, e attendiamo, quindi in questo momento siamo in leggero profitto, abbiamo messo un sell, un sell limit, eccoli qua, e da qua è partito il movimento. Quindi attendiamo cosa ci offrirà il mercato la prossima settimana. Quindi, però qua prossima settimana, se viene confermata questa zona, ci potrebbero stare altri sell. Attendiamo. Però siamo su una zona molto interessante per opportunità long. Bene. Poi per quanto riguarda ovviamente questa settimana, cosa dire? La settimana si chiude appunto per finire l'aumento dei contagi, in pratica spaventa i mercati finanziari, che hanno iniziato la settimana abbiamo visto con dei sell-off importanti, che poi ripreso soprattutto in Europa, per poi riprendersi nel corso della giornata. Poi questa settimana non dobbiamo dimenticare la Banca Centrale Europea ha confermato la politica monetaria accomodante fino a quando l'inflazione non sarà stabile al 2%. Poi l'accordo dell'OPEC Plus che previsto un aumento della produzione di petrolio di 400.000 barili al giorno a partire da agosto. Questa situazione quindi potrebbe quindi influire sulla riduzione quindi ulteriormente dei prezzi del petrolio, quindi ad agosto ci potrebbe stare dei prezzi del petrolio in ribasso fondamentalmente, quindi interessante. Ovviamente poi a differenza invece di Wall Street che chiude la settimana con nuovi massimi e i dati soprattutto grazie ai dati delle trimestrali dove hanno dato dei positivi, quindi diciamo che è dovuto solo da questo fondamentalmente, quindi però aspettiamo la prossima settimana che potrebbe esserci qualcosa di interessante, anche se ripeto, fino a mercoledì non credo che ci saranno delle indicazioni degne di nota. Bene, nel frattempo vi auguro un buon fine settimana, grazie a tutti. L'appuntamento quindi è per lunedì alle ore 8:30 per la prima diretta live della settimana. Di nuovo, buon fine settimana a tutti.